Pronto, buonasera, SOS Solitudine, sono Fausta, come posso aiutarla? Ciao Fausta, io mi chiamo Mirko, mi chiamo perché mi sento molto molto solo, mi sento. Oh, ma non sei solo, ci sono io che parlo con te, e quindi se c'è qualcuno che sta parlando con te vuol dire che non sei solo. Ah, è vero, grazie. Come ti chiami? Mi chiamo Mirko. Ah, Mirko, allora devo passarti un altro servizio, perché io mi occupo di persone sole dalla A alla L, e quindi passarti il servizio dalla M alla Z. Attendi in linea. SOS Solitudine, sono Fausta, come posso aiutarla? Pronto? Sì, pronto. Ma chi è? Sono Fausta. Ma sei quella di prima? Certo che sono quella di prima, è importante essere sempre se stessi. Tu chi sei invece? E io sono sempre Mirko. Ah, bene Mirko, allora stai parlando con la persona giusta, perché se ti fossi chiamato Alberto o Federico avrei dovuto darti il servizio dalla A alla L, invece tu sei Mirko con la M di Mirko e quindi stai parlando con la persona giusta. Vabbè. Parlami pure della tua solitudine. Ecco, guarda, veramente io mi sento molto solo, guarda, veramente i problemi sono tanti e non so da dove cominciare, perché è una cosa... Ah, scusami, hai detto che non sai da dove cominciare? No, perché sono tanti i problemi. Allora, caro Mirko, mi dispiace, ma devo passarti un altro servizio, perché io mi occupo di persone sole, dalla M alla Z, ma che sanno da dove cominciare. Ma come? Devo passarti un altro servizio, no, attendi in linea! Pronto, SOS Solitudine, problemi ad incominciare, sono Fausta. Ma che coincidenza, guarda, veramente, eh? Ma è piccolo il mondo, sono davvero contento, guarda, guarda. Ah, è contento? Allora, caro amico, devo passarle un altro... Io sono contento di sapere che sto parlando con la persona giusta, mi sento molto triste, io mi sento solo, triste, solo, sono un sacco di problemi. Ok, quindi, ricapitolando... Tu sei solo, dalla M alla Z, non sai da dove cominciare e non sei contento. È corretto? È corretto. Bene, parlami pure della tua solitudine. Ecco, ti dicevo, cara Fausta, io veramente ho un sacco di problemi, mi sento veramente solo, non sono contento e non so da dove cominciare. Guarda, in questo momento mi trovo qui a casa e quindi veramente... Scusami, devo interromperti un attimo. Hai detto che sei a casa? Sì, sono a casa, però... Allora, caro Mirko, devo passarti un altro servizio, perché io mi occupo di persone sole, dalla M alla Z, che non sanno da dove cominciare, ma che sono all'aperto. Ma che differenza fa, scusa? Un'enorme differenza, caro Mirko. Noi ci teniamo alla nostra posizione. Pronto, SOS Solitudine, dalla M alla Z, problemi ad incominciare a casa. Sono Fausta, come posso aiutarla? Pronto? Dai su, non faccio il timido, mi parli pure della sua solitudine. Pronto? Con chi parlo? Con quella buona donna di tua sorella. Ah, ciao Evelina, devono averti passato il servizio sbagliato, ti passo subito il servizio dalla Dai, passalo, 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 dai, passalo, passalo, passalo. Passalo. Eccomi Mirko, hai riflettuto? Ma cosa? Cosa hai riflettuto? Ma non hai capito? Io e quella buona donna di tua sorella siamo la stessa persona, idiota! Se pensi di essere due persone differenti, devo passarti il servizio SOS disturbi di personalità. Ma magari fossimo in duo, io sarei qui e l'altro sarebbe pigliato a calci nel sedere, sarebbe, dai! Ma scusami un attimo, sono confusa. Io in questo momento sto parlando a Mirko o a Evelina? No, stai parlando a Cavolo, è da mezz'ora anche, guarda, eh! Buonasera, signor Cavolo, devo passare il servizio dalla A alla L, attendo in linea!